Miei Padawan, bentornati. Disattivate Adblock, salite a bordo e se è di vostro gradimento, ditelo con un bel mi piace. Oggi facciamo un salto nei sequel, ovvero nell'era della Resistenza. Più precisamente siamo nel 34 ABY, durante la battaglia di Crait. Il film in esame è Star Wars Episodio 8 Gli Ultimi Jedi e il veicolo analizzato la TM6. Nonostante il design interessante e possente, la nuova trilogia non ha sfruttato particolarmente i mezzi terrestri. Avrei voluto vederli in azione in più contesti, poiché non è chiaro quanto e in quale modo vengano impiegati. Fratelli maggiori degli AT-AT, gli AT-M6 All-Terrain Mega Caliber 6, sono un mastodontico camminatore d'artiglieria, prodotto dalla quattentraglia Drive Arts. Con un'altezza di 36 metri e 18 cm, sovrastano i trasporti corazzati imperiali che raggiungevano la media di 25 metri. Anche l'armamento farebbe impallidire gli AT-AT schierati nella battaglia di Hoth, con due cannoni laser pesanti e due antinave collocate sul mento e sui lati della testa. Al contrario, sul dorso è montato un cannone turbo laser calibro 6, Caliber 6, da cui il camminatore prende il nome. Questa enorme arma è tra le più rinomate innovazioni in campo bellico e può sfondare la più resistente delle corazze in duro acciaio. Se le mastodontiche dimensioni e la devastante potenza di fuoco non fossero abbastanza, ci pensa il design a terrorizzare i nemici. La cabina di pilotaggio è corazzata e pare avere due enormi denti a sciabola, mentre le zampe anteriori, con una struttura del piede mecca carpale, sono l'origine del suo soprannome, Gorilla Walker. Persino il dorso e i pesanti movimenti sono studiati per simulare l'aspetto minaccioso di un antico e gigante predatore. La TM6 è la macchina da guerra dell'esercito di invasione del Primo Ordine ed è pesantemente corazzato per resistere perfino alle armi più pesanti. Nella battaglia di Crait, Kylo Ren e il generale Axe schierarono una formazione di camminatori verso i rimasugli della Resistenza. Sebbene più grandi degli AT-AT, l'equipaggio prevedeva un pilota esperto, un artigliere, almeno due ingegneri per le armi, un comandante e 12 passeggeri, contro i 40 dei modelli imperiali. Ciò a causa del mega cannone Caliber 6 che occupa gran parte della stiva. Descritti come inarrestabili, gli AT-M6 sono quasi assenti nei nuovi prodotti. Li vediamo in Battlefront 2 durante l'attacco su Vardos, ma sono troppo distanti, di sfondo, per poter ipotizzare una strategia d'azione. Speriamo di poterli rivedere in futuro, poiché nonostante ricalchino gli AT-AT, sono tra le evoluzioni più interessanti introdotte dai sequel e secondo me meritavano molto più spazio. Per approfondimenti, Star Wars All Vehicles, l'enciclopedia dei caccia stellari e altri veicoli e Ultimate Star Wars. Io come sempre sono Emilio Valotti, che la forza sia con voi.